Simone, è la prima volta che io ti intervisto per In 3 minuti. E c'è sempre una prima volta, anche con te, tesoro. Tu mi devi dire che taglio dobbiamo dare, perché allora, con te... Con me, allora, tutti mi definiscono una persona poliedrica, espansiva, solare, intraprendente, improvvisatrice. E quindi cosa vuoi fare con me? Qualcosa di leggero. La pesantezza già la vivo durante la mia quotidianità, anche per il lavoro che faccio, che ti chiede una certa concentrazione. Quindi oggi niente concentrazione. Facciamo un piccolo passaggio con la tua attività principale, sì, che purtroppo ti ha... come dire, distratto nella vita, ha tolto dalla vita una persona che, secondo me, te l'ho sempre detto, sarebbe potuto andare a fare il Rai, quello che fa Mara Venier. Hai ma visto? Ne sono convinto. non sono a quel livello, ovviamente, sono di Agrigento e quindi destinata a rimanere nella mia piccola città, dove il piccolo in realtà è il grande che una persona possa avere, dare e ricevere. E quindi... una battuta sul tuo lavoro. Allora, sul mio lavoro quale? Quello medico, di medico o quello di... Sul tuo lavoro, quello che ti porta ad avere uno stipendio, medico. Ah, ok. Allora, io sono una persona che ha dato tanto per l'attività che svolge, anche perché è stata la cosa che ho sempre desiderato da ragazzina, dedicarmi al prossimo, sorridere, ma soprattutto ascoltare il paziente. Ascoltando il paziente io ho imparato a fare e a diventare medico. Allora, noi due ci conosciamo da sempre. Da sempre. Come diceva Gino Paolo, io ti amo da mai. Tu sei troppo potente, sì. Si è concluso in questi giorni lo spettacolo lì alla Posta Vecchia. Sì, di Cabaret. Quattro... sold out. Ma non poteva essere diversamente. Evidentemente non dipende forse neanche da noi, ma dal fatto che la gente ha necessità di ridere, sorridere, di leggerezza e ha bisogno di dimenticare quello che sta accadendo e che ci sta intristendo e anche molto preoccupando. Io vorrei solo ricordare una persona, lo faccio io, quindi tu non c'entri, Angelita, che è straordinaria. Straordinaria. Tua collega. Sì, anche lei è straordinaria, tra l'altro è una vittima sacrificale, tra virgolette, sì, molto simpaticamente e affettuosamente. E tua, io quindi mi tua sembra... vittima? Sì, ovviamente. Ma Angelita è splendida, è fantastica. Non metto il cognome. Angelita si chiama Butera di cognome, è una microbiologa. Voglio ricordare anche Romana De Leo, che è stata una rivelazione, ma soprattutto quello che mi piace di Romana è il fatto che sia la mamma di una delle migliori amiche di mia figlia. Quindi ci sono fantastico, due mamme sul palco che fanno ridere le persone, mentre le figlie seriamente dicono: oh, quella è la mia mamma. Hai sempre il programma lì a Teleagras? Sì, io conduco lo speciale medicina ormai da tanti anni, mi occupo anche di divulgazione medico-scientifica, quindi assumo anche l'aspetto della persona seria, ma poi non fino ad un certo punto, ecco, rimango sempre me stessa. La motocicletta ce l'hai sempre? La motocicletta non ce l'ho sempre, però rimango nell'animo una centaura. Perché non ce l'hai sempre? Ho uno scooter, adesso la mia età, ho diciamo il ginocchio che a volte cede, per cui devo essere anche nella mia praticità e per la strada devo essere anche abile e attenta a non cadere, adoro, e a farmi male. Adoro il tuo look. Il mio look è stravagante, come la mia personalità cerebrale. È presentatrice ma anche attrice. Sì, ti ricordo che durante il mio spettacolo i ragazzi si divertono, Franco Sodano e Peppe Sciortino, che coadiumano con me il cabaret, a dire: adesso Simona Carisi, motociclista, presentatrice, dottoressa, non ti dico cos'altro aggiungono. C'è il copyright. E questo c'è il copyright. Questa è una cosa che è venuta fuori da te e che fa ridere tanto la gente. Io mi chiedo: ma perché ridete quando mi attribuiscono tutte queste cose a mo' di sfottuta e non seriamente? Io no. No, loro sì, loro adesso... Medico, motociclista, biunna. Biunna. Medico, motociclista, presentatrice, attrice, cantante. Sì. E poi la simpatia che hai tu. Grazie. Allora, abbiamo iniziato di quello che parliamo prima di parlare. Una signora, sì, marocchina, sì, con un bambino di 18 mesi. Sì. Appena ti ha visto, dottoressa, sì, cioè te ti conoscono tutti. Sì, lo sai perché? Perché come ti dicevo in premessa, io dono
più di un sorriso alla gente. Non sto in silenzio, le coinvolgo, agli stranieri do del lei, dico buongiorno signora e non do mai del tu, perché ritengo che sia giusto comportarmi come mi comporto con gli altri. Quale domanda, non faccio differenza. Quale domanda non ti ho fatto che avrei dovuto farti per darti... Se sono intelligente. Sei intelligente? Ma posso dirti che non c'è intelligenza che non abbia a che fare con l'intelligenza che non abbia nulla a che vedere con la propria stupidità. Una seconda domanda che avrei voluto farti. Sono stupida? Anche, mi piace. La terza. La terza, lo fai davvero? No. Ci sei davvero? No, scherziamo, no, non credo di essere stupida, ma sicuramente anch'io ho delle falle di ingenuità. Ma perché fai questa presentazione? Qualcuno ha mai messo in dubbio la tua intelligenza, la tua ironia, sì. Il tuo livello, sì, sì, sì. Il livello di donna? Sì. Cioè tu sei a un livello, a mio modo di vedere, veramente molto alto. Sono stata io a mettere in dubbio. Ma principalmente perché tu fai ironia su te stessa. Sì, sì, sì. E infatti faccio ironia, proprio autoironia. Se tu pensi che in questo cabaret io sfotto amorevolmente la categoria dei medici, perché faccio una performance dove sono Lucia, specialista in urologia, che visita le prostate. E la gente a volte si chiede, almeno quella che non mi conosce, ma è medico davvero? Sì, sì, sono medico davvero. Anzi, se volete la visita, a proposito. A disposizione. Concludiamo? Concludiamo. Un bacino. Certo. Ma te ne ho dati tanti nella mia vita, un bacino. Ciao cara. Ciao caro.